Benvenuta! Grazie, ti ho portato dei biscottini. Che persona gentile! Ma io non posso, ma posso mangiare? Io ma posso mangiare in onda così? No, dai! Ma sono vegani? Vegani, senza glutine, senza zuccheri. Perché tu buoni. Sei vegana come Papa Red, che salutiamo. No, vegetariana io. Ah, tu sei vegetariana. Il papà è vegano o vegetariano? Vegano. Com'è? Buono. Buono. Ma c'è un qualcosa di banana? Brava, c'è la banana, c'è il cocco, il burro d'arachidi, un po' di cioccolato. Io non pranzo, quindi... Un po' di albicocche secche. E non c'è lo zucchero, quindi sono sani. Quindi me li mangio tutti io. Certo, se vuoi. Ovviamente li teniamo da parte. Che buoni. Noi siamo qui che trepidiamo. Dai, poi li offriamo. Sarà fatto. Come stai, Chiara? Bene, bene, grazie. Sono contenta di essere qui. Perché... Condividete la passione per la cucina anche con papà, peraltro? Ma sai, papà magari sì, qualcosina gli piace preparare, però... Beh, avete scritto anche un libro di cucina, abbiamo no? Abbiamo scritto un libro di cucina più che altro perché lui aveva voglia di parlare dell'etica vegana, delle motivazioni per cui uno può diventare vegano. E io ci ho abbinato 50 ricette, 10 per stagione e 10 dolci. Ma dov'è il Red? Perché non me lo mettete in onda? Che succede? Eccolo. Ah, eccolo. Non capivo perché l'ho presentato. Lo volevo vedere. Come stai? Che gioia vederti. Ciao Serena, sto bene, sto bene. Ci ha fatto tanto Grazie preoccupare. Sì. E quindi questa è la storia di un papà e di una figlia e anche di un processo di consapevolezza che hai avuto in questi mesi in cui papà è stato poco bene perché hai... preso tu in mano le redini dell'opera rock che stavate facendo insieme a papà, ma ce la raccontate subito dopo questi 30 secondi. Rieccoci qui con Chiara e Red Canzian. Stavo dicendo che sta proprio bene papà. Sì, sì, è vero. Dimagrito. Sì, si è ripreso. Beh, lo può dire lui stesso. Red, allora, ci sono voluti 2 mesi. Ma, sì. Hai avuto una brutta infezione. Sì, una cosa abbastanza inaspettata e anche molto grave. Nel senso che aveva preso... da un giorno all'altro me ne sono accorto perché fino alla sera prima stavo bene e il giorno dopo sono caduto per terra, non stavo più in piedi. Mi è venuta la febbre, è un'infezione che ha preso tutto il mediastino, per cui cuore, polmoni, bronchi, milza, fegato, tutto quanto. Ma in particolare si stava attaccando alla mia protesi aortica cambiata nel 2015, per cui insomma poteva diventare... realmente molto grave, però grazie al cielo ho troppe cose da fare ancora, per cui non avevo tempo. E, a parte gli scherzi, sono stato curato in maniera straordinaria da una sanità, quella italiana, meravigliosa, io credo. A volte noi la critichiamo, ma dovremmo andare in America per capire come siamo migliori noi. Assolutamente, perché la sanità pubblica e ce ne siamo accorti in questo lungo periodo di Covid. E, Red, sì. Ho letto che poi, insomma, quando uno si sente così male, no? Tu hai avuto davvero paura, come è normale che si abbia quando, insomma, percepisci, non so se te le hanno detto che era una cosa grave o tu l'hai percepito. Ma l'ho sentito dentro di me. Perché io non sono mai stato in quelle condizioni da perdere proprio il senso dell'equilibrio, della realtà, del pensiero. Cioè sragionavo, ero completamente aggredito da questa infezione, per cui ho avuto paura di quello, no? Di non avere più il controllo del mio corpo. Poi comunque dopo l'operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo... sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo che non potevo fare, e meno male che poi Chiara, Philip e Bea le hanno portate avanti loro, perché loro hanno conosciuto l'opera fin dall'inizio e quindi sapevano
quali erano le mie voglie, cosa avrei voluto ottenere, e l'hanno messo in pratica in maniera straordinaria, ognuno di loro nei loro ruoli, no? Guarda, ce l'abbiamo una clip e la vediamo insieme, perché poi la sento un po' anche perché Red ce l'annunciò quando venne a fare la prima intervista, poi l'abbiamo seguita quando stava per debuttare, sì. Quindi io non vedo l'ora di vederla perché prima o poi insomma arriverà anche a Roma, e io poi sono un amante della figura di Don Giovanni, che non è Casanova perché è una figura mitica, eccetera, però insomma la sento vicino. Anche un po' mia come ispirazione, per cui la vedo con grande piacere di nuovo. Eccolo qui. E il 4 gennaio, tu dov'eri, Chiara? Iniziavano le prove, e papà è stato male, è stato ricoverato, io ero a casa col Covid, vabbè. Poi ho seguito tutte le prove. Quindi c'è stata questa... Perché concomitanza, poi io ne sono appena riuscita, assurda. No? Cioè, quando tu hai il Covid, non sei, soprattutto ora con i vaccini, no? Uno non è manco più tanto preoccupato per sé quanto per il fatto che sei immobilizzato. A casa. Più che altro è quello, esatto. E quindi bisognava stare a casa 10 giorni. Ti hanno chiamato? Chi ti ha chiamato? Ho detto, guarda, papà sta male. Bea. Mi ha chiamato Bea, sì. Mi ha chiamato Bea, che ovviamente è sempre presente e attenta a tutti noi. E mi ha informato di questa cosa. Ovviamente è stato abbastanza uno sconvolgimento, perché il giorno prima stava bene, quindi... E sei riuscita a chiamarlo, a sentirvi? Sì, per fortuna sì, non ci siamo sentiti tutti i giorni, è sempre riuscito a parlare, a comunicarci comunque, quindi eravamo abbastanza confortati dal fatto di riuscire quantomeno a sentirlo, anche se la situazione appunto sembrava ed era piuttosto grave. Però durante quei giorni lì ci sono state anche le prove del musical per... concludere l'allestimento. E quindi tu avevi la preoccupazione per papà, però avevi in te l'imperativo di dover portare avanti la vostra creazione artistica e di dover prendere in mano quello che avete cominciato a fare con papà, no? E quindi posso immaginare quanto sia stato da una parte forse anche bello e brutto insieme, cioè bello poter lavorare a una cosa comune con l'angoscia però di papà che era in ospedale. Come l'hai vissuto quel periodo? È stato sicuramente complesso, io ho messo proprio una barriera attorno a me, un muro alle emozioni. Sì? Sì, per forza, perché non potevo cedere neanche un pochino. E quindi, perché no? No, perché volevo appunto che tutto fosse perfetto, che potesse andare in scena come papà l'aveva pensato, al massimo. Quindi io ho dato il 300% in ogni aspetto e... Ed era importante che io fossi assolutamente lucida. E con chi sfogavi la tua preoccupazione? Con nessuno, no, con nessuno, neanche a casa. Sì, forse un po' con mio marito, ma devo dire che ho proprio cercato di metterla dentro di me, ma ferma per un po' la preoccupazione, e di farmi vedere forte. Ed è stato importante, perché grazie a questa cosa qua, poi, e grazie all'aiuto di Phil, Bea e di tutto il cast della produzione... Di tutta la famiglia e poi il cast, che diventano poi delle famiglie quando si è... Assolutamente. Quando si crea uno spettacolo, no? Siamo riusciti ad andare in scena alla grandissima, quindi... Che cosa ti ha dato questo periodo come crescita personale? Ma è stato veramente formativo per me, interessantissimo... Ho imparato e ho sviluppato forse delle cose che avevo già insite dentro di me, perché ovviamente crescendo in tournée con papà tante cose le assorbi, no? Fanno parte di te, anche se magari non sono state il tuo lavoro effettivo, ma di riflesso. E quindi ho potuto svilupparle, approfondirle, professionalizzarmi in tantissimi aspetti artistici che seguivo per la prima volta, da le luci all'audio, proprio entrando nello specifico, i puntamenti, ho imparato tutti i nomi delle varie
dei vari dettagli di ogni settore. E poi c'è stato il grande compito di regista residente, che ovviamente è stato bello impegnativo, ma molto interessante. Red, sarebbe stato meglio che non fosse successo nulla, dopodiché, diciamo, tu sei un po' un filosofo, no? Io ho una grande passione per papà, perché lui è veramente un uomo illuminato, lo si vede dalla luce degli occhi, lo vedo anche adesso, che non è qua in studio, però vedo che continua ad avere la sua luccicanza, non so, la sua armonia. Sì, è vero, non la penso. E tu sei un po' filosofo, no? Due cose volevo chiederti. Primo, come hai vissuto tu, una volta che hai capito, insomma, che ce la stavi facendo, se eri anche preoccupato per Chiara, perché poi un artista rimane artista anche su un letto di dolore. E poi so che tu hai scritto, ho pensato a mio padre Giovanni, che dall'aldilà mi sta dando una grossa mano, costringendo tutto il paradiso a pregare per me. Questo lo trovo un pensiero molto tenero. Mi piaceva, parto da quest'ultima fase, mi piaceva immaginare mio papà che chiamava a raccolta tutti quanti lassù per darmi una mano, perché è un pensiero che ti conforta. Poi l'altro discorso, io ho capito che non avrei potuto essere presente alle prove, ma neanche ai primi debutti. Infatti sono andato a vederlo soltanto il 24 di febbraio, chiedendo un permesso in ospedale, portando con me il dottor Minniti che mi aveva operato, e poi prima di mezzanotte siamo rientrati in ospedale. È la prima volta che ho visto il mio Casanova. Però devo dire che, come ti dicevo prima, ognuno nei suoi ruoli hanno portato avanti il lavoro benissimo, perché Chiara, che è stata scelta da regista, da Emanuele Gamba, come regista residente, ha in mano lo spettacolo, cioè se lo ricorda nota per nota, punto per punto, faro per faro. Phil ha curato tutti gli arrangiamenti e tutta la parte musicale, per cui tagli nel montaggio, accorciamenti, allungamenti delle cose, delle code per i dialoghi, ha riuscito a fare tutto. E poi c'era Bea, che ha fatto la trottola veramente col senso dell'ubiquità, perché era sul palco, era in teatro a fare le prove e poi veniva... Poi veniva in ospedale, certo, da me. Come poi purtroppo quando succede nelle famiglie, quando una persona sta male, le donne che comunque lavorano, hanno spesso anche più degli uomini, no? Il lavoro di cura è tradizionalmente spesso affidato a noi. E leggevo anche che tu ti sentivi anche in colpa, nel senso che poi in tutto ciò dicevi: io sto male e loro devono lavorare anche al posto mio. È possibile? Ma sai che la prima sera che sono andato a vederlo, a Treviso, mi sentivo quasi in colpa nei loro confronti, è vero, perché anche se ero un assente giustificato per quello che avevo avuto, però ho capito, non so, avevo quasi un timore di vederlo, e devo dirti sinceramente che il primo tempo, insomma, le lacrime sono scese, poi nel secondo ho cercato di darmi un po' un tono e di vederlo con l'occhio professionale, ma non è che ci sono riuscito molto. È stato bellissimo, un'emozione grandissima. Perché credo che è stata un po' una risurrezione, no? Vedere una propria creatura lì sul palco. Red, tu ne hai passate tante, e sopra questo è stato un anno anche molto complicato per la famiglia dei Pooh, no? Stefano, la moglie di Dodi. Sì. Come si fa a riuscire a mantenere quella tua luccicanza, quella serie? Tu come fai? Come hai fatto a tenere insieme la serenità, a conservare... questa tua armonia? Ma io cerco di voler bene ai miei sogni, cerco di dare importanza a ogni idea, a ogni carburante che mi tenga vivo e sorridente e propositivo. E poi ti dico, ho la fortuna di avere una famiglia meravigliosa intorno a me che collabora, che partecipa ai miei sogni, come in questo caso. Ho una donna che fa di tutto per farmi, per realizzare i miei sogni. Bea è un riferimento assoluto al quale io appoggio ogni mio sogno. A volte sono delle follie, a volte riusciamo a metterli in pratica.
Con un papà così complicato innamorarsi di altri uomini, Chiara? Ah, brava, sì, sì, esatto. In che senso? No, vabbè, certo, perché il paragone è molto alto, no? Ovviamente si sa, la figlia è innamorata del papà, nel mio caso posso confermarlo, è così. E quindi quando inizi a cercare quello che può essere il tuo compagno, è molto 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 difficile trovare una persona che possa andarti bene, perché sai, vedi un uomo così che fa così tante cose, così tante passioni, poi io sono molto simile a lui, quindi mi sento magari anch'io un po' difficile, no? È un po' difficile starmi accanto, quindi però insomma poi alla fine pieno complesso di Elettra, insomma, da bambina volevi sì, sì. Cacciare. No, vabbè, no, ci mancherebbe, però lo ammiro tanto, quindi è ovvio che il sogno sarebbe avere accanto una persona con alcune caratteristiche. Il tuo marito che magari come fa? Vedi. Infatti. No, vabbè, bravo. Lo salutiamo, come salutiamo. Si ciao Sandro. Ciao Sandro, Chiara, ti amo molto. Ecco. No, lui è bravissimo perché riesce sempre a mettersi in discussione. E in cosa assomiglia a papà? Lui? Tuo marito. No, sono molto diversi, ho proprio pensato ad andare agli opposti, però è musicista anche lui, è molto sensibile, ecco, dai, magari questa, la sensibilità e la grande passione per i loro sogni, quello sì. E questo lo dobbiamo tenere tutti nel cuore. Allora, Casanova, abbiamo preparato un quiz, o meglio, il nostro Massimo ha preparato un quiz proprio legato a Casanova. Esatto, questo personaggio, entri pure la scenografia, la musica, tutto. Personaggio che dobbiamo ricordare è un personaggio storico, naturalmente Red e Chiara lo sanno, Red, io sono innamorato del bonsai dietro di te, tra l'altro, sì, pure però siamo tutti incantati da quello splendido bonsai. E, la domanda invece allora, era... questa pianta, no, ti volevo dire, questo bonsai è una forsizia che adesso è in fioritura, che ho cominciato a educare a bonsai circa 30 anni fa, è proprio una pianta che è cresciuta... vicino a me. È assolutamente cioè stupenda, l'hai fatta tu, non ho capito, cioè Dodi, tu sei anche capace di creare bonsai? Serena, noi dobbiamo frequentarci di più, io ho anche un libro nel 91 dove spiegavo l'arte bonsai, e sono stato in Giappone a studiare. Davvero? E perché? Cosa ti attira dei bonsai? Perché sono compagni silenziosi che danno grandi risposte senza fare troppe domande. Io invece domande ne faccio tante, e ne ho una qui su Casanova, appunto, però è per gli affetti stabili, quindi il signor Marzullo è abituato anche lui a fare le domande, oggi invece le chiedo una risposta. E la domanda è la seguente, eccola qui. Tra queste parole... una sola non ha alcun legame con Giacomo Casanova. Quale? La parola piombi, oppure la parola poltrone, oppure catalogo, oppure Iliade. Avete massimo 5 secondi, consultatevi. Devo assolutamente fare bella figura perché c'è Red, che saluto. Ciao Red mio! Mi sente? Non so se mi sente. C'è Jessica! Ci si sta sbracciando Jessica Morlacchi qui ciao da studio. Ciao Jessica. Eccola. Non posso fare brutta ciao figura, tesoro. Quindi dico poltrone. Ok, tu dici poltrone. Sì. Samuel, cosa pensi? Dottore, cosa propone? Poltrone, se fidi di me. Catalogo. Signor Marzullo dice catalogo. Ah no, perché non si ricorda. Penso anch'io catalogo. Ma la risposta io la chiedo come sempre alla portavoce, che è certo, Jessica. Certo. Che dici, Jessica? La poltrona. Poltrone, dici. Sì, poltrone. Ok, e anche oggi, purtroppo, il gioco finisce in tragedia, perché poltrone riguarda Casanova. Per quale motivo? Perché Giacomo Casanova addirittura sfidò a duello un conte in Polonia perché lo aveva chiamato poltrone veneziano. Non è poltrone nel senso di arredamento. Poltrone, com'è? Detto. Poi c'è una coinè veneta oggi. Esatto. Più che poltrone è poltrone. Cioè uno che non ha voglia di far nulla, uno che si... Dove sei, Samuel? Quindi tu è piombi. Di Marostica. Di Marostica, provincia Vicenza.
Quindi. Non è nemmeno Piombi, perché Piombi è la prigione veneziana. Storia da dove della mia fuga Casanova, dei Piombi, giusto? Casanova, quindi è Ilia. Non è neanche Iliade, dottor Marzullo. E quindi perché... ho indovinato. L'Iliade era un'opera che Casanova, che non era solo un grande amante Casanova, ma era anche un letterato, lui e la tradusse quindi... nella fine della sua vita, quindi catalogo, esattamente, aveva ragione lei, dottor Marzullo. Perché? Perché il catalogo invece è legato, come Serena ben sa perché ama tanto quest'opera, ma Damiglia, a un il catalogo altro è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo e gli occhi affattivi, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1300. Ma che bravo! Ma in memoria, no, non avevo la camera, preparato. Però in memoria. Esatto. Ci tengo a queste cose da precisetta. Spieghiamo a chi non sa quello che hai appena declamato, questi sono dei versi del Don Giovanni di... Lorenzo da Ponte. Io qua che ci so fa, fatemi capire. Noi ci proviamo. E questi sono... Scusami, io che... so a memoria il Don Giovanni e tu canti, io sono suonata come una campana, ma io devo il suo, cantare, no? Però, devo ma solo non... cantare, dai, su. E il personaggio, ha indovinato dottor Marzullo, il personaggio che declama questi versi è il famoso Leporello, che è appunto il servo di Don Giovanni. Quindi era una domanda trabocchetto. Era una domanda trabocchettissima, però voglio svelarvi una cosa che spero che neanche tu sapessi, almeno per il gusto di svelarti qualcosa, Serena, perché tu sei sempre tutto. Il Leporello, oltre a essere un personaggio di Mozart, ha anche ispirato un termine tipografico. In tipografia il Leporello è un libro che si apre a fisarmonica, è stato ispirato proprio dal catalogo di quest'aria. E quindi viva Mozart, viva Red Kanzan, dottor Marzullo azzeccato, Peron anche, la parola a te. Grandi. Chiara, sei cresciuta sui palchi, no? Il Leporello. Sì, fin da bambina. A 6 mesi ho fatto la prima tournée seguendo papà, quindi si gattonavo sotto il palco, tra i cavi. E avresti potuto fare altro che non la musica? Ma probabilmente sì, nel senso che potenzialmente avrei potuto fare tante cose. È successo forse in maniera molto naturale che la mia passione ricadesse su degli aspetti artistici, quindi sicuramente la musica inizialmente. Poi però ho anche cambiato strada, ho iniziato a cucinare, ho fatto la cuoca per diversi anni e poi ho spostato il tutto online diventando food blogger. Adesso ho iniziato a studiare recitazione, mi piacerebbe aprirmi ancor più e approfondire il mondo del teatro, quindi insomma non mi piace definirmi in un unico ruolo. Bella come sei, poi devo dire, la luce di tuo papà te l'hai presa tutta, io t'avevo visto solo in collegamento e quindi era più complicato. Grazie. E da bambina eri fiera di papà o eri anche un po' gelosa? Entrambe le cose, perché possono andare di pari passo. Ero sicuramente fiera, però ero anche... Più gelosa o più fiera? Ma gelosa non del suo no, successo. No, gelosa certo. Di tutta la folla di persone che erano sì, intorno a papà. Delle signore che gli ronzavano intorno, insomma, anche delle presentatrici in TV ero a volte cioè? Un po' gelosa. Quando lo vedevo in televisione... È vero. Per esempio, vedevo appunto queste belle donne, presentatrici. Ma dimmi, di chi sei stata gelosa da bambina, ovviamente? Tipo di Mara Venier. Che lui andava lì, ovviamente. Ciao, sono Mara. Tanto amici, quindi si... si abbracciavano, amore della zia, eccetera, e io ero gelosa, quindi quando tornavo a casa lo aspettavo, parliamo di 3-4 anni, con le braccia sui fianchi, dicevo, ma quindi, anche sì, difendendo un po' il ruolo di Bea, ovviamente, che... Perché insomma, poi Beatrice non è tua mamma, ma è stata, diciamo, voi avete vissuto sì, una famiglia allargata in un modo molto consapevole, molto... Ovviamente io tutti i weekend andavo da loro, certo, quindi Bea è stata una seconda mamma. E tu come ti giustificavi, Dodi, quando... Red, quando Chiara era gelosa di Mara? Guarda, Serena, tu non puoi capire, sto pistolino alto, un cacio... Un soldo di calcio con le mani sui fianchi così. Cosa voleva quella bionda lì, riferita a Mara, quella bionda lì che ti abbracciava, che poi Bea piange, si metteva davanti. Senti, Red, invece tu sei mai stato geloso dei fidanzati di Chiara? E ti è capitato di vedere un fidanzato, ma guarda lei. Ti dirà di no, ma mente. Ti dirà di no, ma mente, sta dicendo. E ti è mai capitato di che un fidanzato di Chiara non ti piacesse?
E se sì, che cosa hai... Guarda lei che fa, ho voglia. E se sì, che cosa hai fatto? Hai taciuto per rispetto di tua figlia o sei intervenuto perché sentivi il dovere di farlo? Allora, Chiara ti dirà che io mento se dico di no. Per cui dirò la verità. Allora, io considero Chiara molto più forte di quanto lei non pensi che io la consideri. Per cui tanto, quando aveva qualche ragazzino sbagliato vicino, sapevo che si sarebbe rotta le scatole molto in fretta, perché proprio perché mi assomiglia, non è una che accetta compromessi. E quindi, infatti, sono molto contento quando lei è arrivata con Sandro, suo marito, perché è un bravissimo ragazzo. Mm-hmm. Bene, invece tu che percezione hai avuto? Con questa risposta. Che percezione? Perché è un grande classico, no? Papà, figlia femmina. No, vabbè, normale. Io devo dire che non è che abbia avuto così tanti fidanzati, sono sempre stata piuttosto libera. E... Cioè, nel senso, non li presentavi a casa, ecco, quindi... Sì, no, ma non avevo relazioni. Giusto un paio, giusto uno forse, prima di Sandro. Insomma, dai, diciamo che all'inizio magari non gli piaceva tanto, poi l'ha accettato, poi vabbè, Sandro non puoi non amarlo, quindi si è fatto volere bene subito. Allora, c'è qui il nostro Antonio Mezzancella, che è pronto a esibirsi. Sì, facciamo una cosa insieme a Memo. Ovviamente, essendoci la famiglia Canziano, prendiamo una canzone che mi immagino... raccomando, non mi fate fare brutta, non mi far fare brutta figura, perché su Memo Memo non si discute, si ama. No, io scusami, posso fare un saluto a mio certo. amico Bruno, volevo farti un grande abbraccio. Ciao Memo. Volevo farti un grande abbraccio e ci sono stato molto vicino, così come tu lo sei stato quando è mancata mia moglie, e una pregheria, piccola preghiera per te l'ho detta con tutto il cuore, credimi. Grazie, grazie caro. A te, lo sai che ti voglio bene, no? Vai. Anch'io ti voglio bene. Stanotte ha bruciato tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Katie, oh, oh, piccola Katie, oh. Memo Remigi ai controcanti, è perfetto, applauso. Grande! Allora, vi siete chiesti perché non vedevamo clip? Perché c'è stato un inconveniente tecnico, sapete che io sono abituata a raccontare sempre tutto, quindi racconto anche che non abbiamo potuto vedere immagini finora perché si era rotta la macchina, ma la Rai è stata in grado di sistemare tutto. Fantastico. E quindi ora ci vediamo, Chiara, Phil e Red a... Domenica Inn, Pippo Baudo, vai, la 4. Buongiorno Chiara, buongiorno Red, ci tenevo a salutarvi, io sono in collegamento da Milano, sono in collegamento con voi, ma siamo stati molto in collegamento recentemente, soprattutto siamo stati molto collegati nel cercare di portare in scena e anche nel riuscire a portare in scena Casanova Opera Pop. Io capisco perché dicano che le imprese, le aziende a conduzione familiare funzionano molto bene e l'abbiamo proprio vissuto in questo momento, perché ci siamo aiutati come forse mai prima d'ora, mano nella mano, e abbiamo capito quanto mettendo assieme le capacità di tutti si riesca comunque a portare avanti un lavoro. Quindi volevo anche ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di vivere questa esperienza insieme a voi, e adesso dai, facciamo un altro musical. Un bacio. Vedrai, si vincerà, la nostra squadra sempre tutto dà. Allora, ovviamente non era quello, vabbè, ma devo dire che in regia stanno lavorando come dei forsennati per, certo, cercare di sistemare le cose, ma abbiamo, sono molto felice perché abbiamo visto Phil, che l'ultima volta avevamo lasciato intirizzito al freddo, Red. Esatto. Ti ricordi, era il giorno della prima della Scala, poi l'abbiamo recuperato, Phil, era collegato non so da dove, da Verona. Sì, da Verona, dove vive? Da Milano.
Stava a Verona. Senti, ma peraltro voi parlavo della famiglia allargata, nel senso che Delia, tua mamma, della quale abbiamo una clip, la possiamo vedere, quella di Delia? Ce l'abbiamo? Ci proviamo? Dai, sarebbe bello. Sì, perché abbiamo parlato tanto di Bea, parliamo anche di Delia. Che il signore si assista, che Mozart, Casanova e tutti gli fossero questi i problemi della vita. Ce l'abbiamo? Delia Quartiero, in arte Delia, nata a Malo. Il padre è proprietario di un grande allevamento industriale di polli. È stata scoperta dal maestro Carlo Alberto Rossi. Senta, mi dica, perché vuole far cantare suo figlio? Ma secondo me ha una bella voce. Scusi signora, è lei o suo marito che spinge Delia a cantare? Beh, tutta la famiglia è un po' propensa a questa strada. Beh, se va bene... E se noi andiamo di là nello studio? Facciamo un provino. Se hai delle qualità, là le devi dimostrare. Ma se non ci sono, io ti dico una cosa. Tu dovrai tornare a Malo, al tuo paese, e poi ti sposi come tutte le brave ragazze, hai capito? Io, dolce amore mio, per amore vincerei. Occhi pronti a guardare in altri occhi, pronti a vedere un cielo diverso su tutte le strade. Bella, eh? Molto bella, bella, bellissima, grandissima voce. Red, so che voi vi siete lasciati e tu ti sei innamorato di una tua amica, di un'amica di famiglia. E come siete riusciti poi a conservare comunque un'armonia familiare? Phil, che è cresciuto con te e manda due messaggi, no, per la festa del papà, uno a papà, il papà naturale, e l'altro a te. Mm-hmm. Beh, la stessa cosa faccio io. La stessa cosa io penso che... Ah, vedi, pure Chiara fa la stessa cosa con mamma e con me. Che le nostre scelte... Io penso, Serena, che le nostre scelte, quelle che ho fatto, che abbiamo fatto io e Bea, non debbano... portare dolore ad altre persone, o perlomeno se è un disagio iniziale poi deve essere stemperato dalla civiltà e dall'affetto che comunque uno prova per una persona con la quale ha condiviso degli anni. Io con Giorgio sono molto amico, il papà di Phil, il primo marito di Bea, e Bea è ritornata ad avere un rapporto bellissimo, stessa cosa con Delia. Noi abbiamo un rapporto assolutamente sereno, a parte che Delia abita a 700 metri da qui e quindi abbiamo un rapporto di... Ma insomma, quando hai dei figli insieme non puoi farti la guerra. Primo perché metti in discussione tutte le tue scelte, ma secondo perché fai del male ai tuoi figli. E se i nostri figli, Chiara e Phil, si considerano fratelli, e stanno bene perché hanno vissuto questa famiglia allargata in maniera molto, molto serena. Questo è avvenuto e ci prendiamo dei meriti proprio perché noi abbiamo lavorato affinché questo avvenisse. Perché pensa, io credo che io e Bea forse abbiamo rinunciato a fare un figlio nostro perché già li avevamo due figli e volevamo costruire la famiglia, volevamo goderci questa realtà senza avere altre cose che ci portassero da altre parti. Insomma, l'abbiamo difesa strenuamente e loro, sia Chiara che Phil, l'hanno difesa fino in fondo, fin da piccoli. Pensa che loro ci facevano le festicciole con Phil al pianoforte, Chiara che cantava, parlo 4 anni e 11 anni. Ed era bellissimo perché ci mettevano lì due sedie, a me, una per me e una per Bea, per ascoltarli, e il biglietto costava un bacio. Che delizia. Con tuo fratello che rapporto hai? Ma molto bello, molto giocoso. Noi appunto siamo cresciuti assieme, perché appunto io durante la settimana stavo con mamma, poi il weekend andavo da papà. Abitavate accanto, vicini, praticamente. Sì, comunque sempre molto vicini.
e quindi siamo sicuramente cresciuti una accanto all'altra e ci sentiamo sempre, ma abbiamo un rapporto molto amicale, molto giocoso, cioè difficilmente facciamo le litigate tipiche dei fratelli, no? Penso Hai sia successo. Un tatuaggio sulle mani? Sì. Che c'è scritto? Coerenza, poca. Coraggio, abbastanza. Cuore, tanto. Sono bello. Un po' le tre componenti. E perché hai scelto coerenza se ne pensi di averne poca? Pensavo di averne tanta, poi ho capito che ne avevo poca e quindi vabbè uno... Ma che cosa intendi sì. per coerenza? Nelle scelte, nelle proprie... nelle scelte direi, ecco, in particolare quello, io ho capito che ogni 2 anni cambio vita in un modo o nell'altro perché mi piace sempre scoprire cose nuove. Ma quella non è mancanza di coerenza, dici? Quella è curiosità per la vita. Dai, mettiamola così. Raffaella Carrà, eccola qui, era il 1990, pensa, e c'eri pure tu in qualche modo, vediamo. Red. Ti ho lasciato per ultimo perché io ho visto ieri alle prove una fotografia che mi ha fatto veramente impazzire. Bellissima. Allora, a parte la mamma, chi è la persona più importante della tua vita? Assolutamente Chiara, questa, guardiamo questa cosina che è arrivata il 13 di dicembre. È un regalo di Natale meraviglioso. Complimenti a tua moglie e a te. Bellissima, tenera in un modo pazzesco. Benvenuta Chiara, veramente tanti complimenti anche a tua moglie. Ti ringrazio. Pronta? Sì. Nella vecchia fattoria? Io! Io. Quante bestie zio Tobia? Io! C'è il cane? No, no. C'è il gatto? No, no. C'è la mucca? No. C'è il cavallo? L'asinello? No. La pecorella? No. C'è il cuccino? Quindi papà ti faceva cantare, avevi poco, forse 3 anni. Io avevo un anno lì. Un anno lì. Sì. E Red, neanche, forse. Ma tu te la ricordi, te lo ricordi il momento della nascita di Chiara? Sembrava una scimmietta in quella prima foto. Certo che me lo ricordo. E che cosa ricordi? Qual è l'immagine che hai conservato nel cuore? Ma io lo racconto ogni tanto a Chiara e ci facciamo delle risate perché me l'hanno data in braccio. Appena lei è nata col cesareo, per cui era già bellissima, e me l'hanno data in braccio e piangeva come una pazza. A che io, appoggiandomela al petto, le ho detto: cos'hai da piangere? C'è qui il tuo papà adesso, no? E lei ha smesso di piangere. E in quel momento ho cominciato io a piangere. Anche lei ha cominciato a dirmi: papà, perché piangi? Hai la tua bambina in braccio. E continuiamo a raccontarcela così all'infinito, no? Un po'. Red, l'ultima domanda, il tuo prossimo sogno qual è? Personale e professionale. Il mio prossimo sogno, allora ti confido una cosa bellissima, noi il primo di aprile, il 2 di aprile partiamo per Londra, dico noi perché saremo io, Bea, Chiara e Phil, andiamo a Londra. Invitati da uno dei più grossi manager di musical mondiali che ci vuole incontrare, è già venuto a Milano a vedere il musical ed è tornato a Torino col suo socio. Andiamo lì a incontrarli, a vedere come lavorano loro, poi a maggio torneranno qui a lavorare con noi sul nostro musical perché c'è un grande interesse a questo lavoro. Quindi incrociamo le dita e il prossimo sogno si chiama ancora Casanova. Va bene, in bocca al lupo, buon vento, vieni Chiara, andiamo a cantare. Tu resta con noi, Red, così ci ascolti. Serena, a me piacerebbe molto che Chiara facesse un pezzettino. Nella vecchia fattoria, mia mio, c'è il cavallo. A 32 anni non vale più. Ormai lo so. Ormai la sa. Una cosa che mi sarebbe piaciuta moltissimo. Sei pronta? Vai, grazie. Brava. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo ti sorridi.
uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene. Che ha festeggiato. Ciao, ciao Chiara.